Bene, adesso per animare questo il nostro pesciolino occorre aggiungere un componente, una cosa qua che si chiama, quindi facciamo create, facciamo un controller, quindi animator controller. Questo animator controller dobbiamo impostarlo con l'animazione che ha il pesciolino. L'animazione Per mettergli l'animazione qua dentro facciamo doppio clic, ci compare questa struttura che è una specie di nodo, ma noi semplicemente andremo a prendere questo play, questa animazione, vedete che è l'animazione del nostro pesciolino, e ce la mettiamo dentro. Per il momento basta questo, e poi il new animator lo mettiamo dentro il nostro pesciolino qua. Andiamo ancora, l'animazione corrente è questa, vedete che è questa armature action. Facendo doppio clic si va a vedere l'animazione corrispondente, che è quella del pesciolino, quella che abbiamo visto prima. Quindi o anche facendo doppio clic qua andiamo in questa stessa animazione, forse meglio qua. Da questa dobbiamo andare a editare questa animazione. Quindi quando la editate, adesso voi probabilmente vi comparirà un edit, e in questo edit dovrete aver cura di mettere loop time e loop pause. Una volta fatto questa operazione, farete apply, in modo tale che, anzi facciamo un attimo open, no, open te lo fa vedere in quel modo lì. Quindi l'animazione comunque è sostanzialmente questa, prima l'avevo già fatta, quindi probabilmente se l'è ricordata, e a questo punto, se tutto è andato bene, facendo play, torniamo alla nostra scena, facciamo play, e se tutto è andato bene, il nostro pesciolino fa l'animazione e speranzosamente la fa a lungo. Ok, e quindi questo praticamente a questo punto diventa il nostro pesciolino animato. Ricordatevi di mettere il loop time e il loop pause. Ricordatevi di creare questo oggetto che è un animator controller, e ricordate di infilare questo animator controller in questo modo, applicarlo sul friendly fish one. E questo è tutto per l'animazione. Nel prossimo video vedremo invece come co cominciare a creare il kit per Alt Space VR.